Allora, mi ci vuole fare il resoconto di come è andato il mese di passato, il mese passato, l'aprile per l'Argentina. Dunque, il mese scorso è anche, diciamo, il mese in cui si sono conclusi tutti i campionati e quindi il resoconto diventa il resoconto dell'annata praticamente. E con la prima squadra siamo riusciti nell'obiettivo all'inizio del campionato, cioè di raggiungere la salvezza senza passare attraverso i play-out. Quindi un'annata soddisfacente, una buona annata, e che ha messo in luce soprattutto alcuni giovani molto interessanti che spero in futuro o con i nostri colori o addirittura anche in altre categorie superiori con altri colori abbiano le loro soddisfazioni. Molta soddisfazione anche e soprattutto dal settore giovanile, dove nella categoria giovanissimi siamo campioni provinciali della provincia di Ravenna e stiamo facendo le finali regionali con le vincenti di altre province. Abbiamo ottenuto dei piazzamenti lusinghieri con la Juniores, molto bene il girone di ritorno. Un piazzamento di prestigio con la squadra allievi, un quarto posto che ci consente di rimanere nella categoria regionale, e ottimi piazzamenti con l'altra categoria giovanissima, anche dove siamo arrivati quinti anche in un campionato molto difficile. Quindi praticamente i risultati hanno dato ragione alla nostra politica, hanno dato ragione alle nostre scelte iniziali, hanno dato ragione alla validità dei tecnici e della struttura societaria. Mi avviso che è abbastanza soddisfatto. Come Argento e con te, il pubblico così è sempre stato molto vicino a voi come pubblico? Dunque, senz'altro noi notiamo che c'è un interesse, naturalmente c'è le persone che si interessano maggiormente, quelle che non sono attivamente nella società o che non hanno figli o nipoti che giocano, si interessano di più alla prima squadra, però l'interesse c'è, l'affluenza domenicale c'è, superiore a quella di altre realtà come la nostra, cioè altre realtà tipo Argenta come paese, e quindi siamo soddisfatti sicuramente anche di quello. L'Argentana ha vissuto in passato anche periodi dove ha frequentato anche qualche categoria superiore, ma io ritengo che già la promozione sia un campionato molto impegnativo e che comunque suscita l'interesse della cittadinanza. Lei ha detto che poi i campionati sono finiti, cosa vuole dire per il futuro? Che avete dei progetti per... Ma i progetti ci sono sempre, sono progetti naturalmente dedicati soprattutto ai giovani, perché noi auspichiamo, speriamo che l'affluenza alle nostre strutture del settore giovanile sia sempre in aumento. Riteniamo lo sport calcistico uno sport che crea delle persone valide, non concede loro il tempo per situazioni diverse, meno valide. Lo sport, insomma, a un certo punto produce sicuramente dei risultati positivi. Per quanto riguarda la prima squadra, penso che cercheremo di ribadire i risultati di quest'anno e sicuramente tentare di migliorarli. Grazie.